Che delusione. Che delusione. Allora, oggi, qualche ora fa, avevo messo su Instagram un paio di storie dove dicevo che avrei fatto un video oggi che non era incluso nel palinsesto perché, apro e chiudo parentesi, io quando scrivo nel palinsesto riposo o comunque non c'è scritto niente per un giorno. Di base lì non uscirà nessun video, però se ci sono argomenti di cui parlare e soprattutto se ho del tempo libero, ne approfitto e metto un video in quel giorno che non c'è niente, perché comunque non mi piace lasciare dei buchi, diciamo, nella settimana per quanto riguarda i video. Comunque, io non avevo intenzione di parlare di quello che parleremo adesso, volevo parlare di altre cose, però onestamente penso sia doveroso parlare di questa notizia che è bella fresca fresca, ragazzi. Manolas è praticamente un giocatore dell'Olympiakos a tutti gli effetti. Quel famoso viaggio in Grecia per motivi personali. Per motivi personali. In realtà era una fuga, peggio di un latitante, in Grecia all'Olympiakos, al grandissimo Olympiakos. A 3 giorni prima di Milan-Napoli, signori, il nostro carissimo Manolas decide di fuggire, di fottersene altamente della squadra, del momento. Perché mai nel calcio moderno si è perso anche il rispetto. Non solo adesso si va dietro i soldi, adesso ce ne fottiamo anche della società per cui abbiamo un contratto stipulato. A 3 giorni da Milan-Napoli, dove non sai che cazzo di fine fa Mario lui? Juan Jesus, ho letto che non si è allenato. Zanoli è tornato mo' dal Covid. Abbiamo la difesa sputtanata. E Manolas, dalla sua altissima intelligenza, cosa decide di fare? Se ne va in Grecia. Se ne va all'Olympiakos. Che gliene fotte a lui? Cioè, è giusto, no? È giusto. Allora, no. A me non frega niente che te ne vai. Ti dico la verità, è un flop. Manolas è stato un flop a tutti gli effetti. Perché tra partite in discontinue, tra infortuni, 22 milioni al tempo lo pagammo. Un flop. Un flop. A me non frega niente che te ne sei andato. A me dà fastidio come e quando te ne sei andato. Cioè, tu non puoi uscirtene fuori 3 giorni prima di Milan-Napoli che te ne vai in Grecia. Tu non vuoi più tornare a Napoli. Cioè, non vuoi più tornare. Cioè, veramente. L'hanno esiliato. L'hanno condannato all'esilio da Napoli. Bah, no. A me dà fastidio questo. Cioè, mi sembra di rivivere Higuaín, che se n'è scappato nella notte, peggio di un latitante. Quella stessa cosa sto vivendo. A me queste cose fanno incazzare. Non me ne fotte niente che te ne vai. Ma a questo punto ti avrei venduto a giugno, sincero. Che tanto fino a mo' che hai fatto? Non hai fatto niente, sei stato sempre fuori. E mo' dobbiamo capire, a questo punto, tutte le volte che è stato fuori non era perché era infortunato. A questo punto, ma mi meraviglio anche del Napoli, della società. Ma Cristo, cioè, ma manco fai valere le tue necessità. Cioè, abbiamo una difesa completamente vuota, Koulibaly è infortunato, ma lui non si sa se gioca domenica. Abbiamo Zanoni che è morto dal Covid. Ma perché? Ma ti costava così tanto aspettare la pausa di Natale? Dovevi farti un'altra settimana e te ne andavi. No, te devi andare adesso. Perché il bambino inizia, voglio andarmene ora, voglio andarmene ora. Cioè, rispetto zero. Zero. È questo che mi fa incazzare. Da questo sono deluso. Da questo. Da come se n'è voluto andare. Cioè, addirittura, cioè, ha già svolto le visite mediche. Cioè, ragazzi, ieri se n'è andato in Grecia. Non per motivi personali. Poi magari può essere anche vero che sono andato a trovare la famiglia. Ma è andato a fare le visite mediche con l'Olympiakos. E mi ho letto che alle 6 di oggi pomeriggio dovrebbe arrivare l'ufficialità che mette la firma sul contratto. Ma che cazzo ti costava aspettare Napoli-Spezia? Ma
Proprio rispetto zero per la società, per la squadra che ti sta pagando uno stipendio che non meriteresti nemmeno, per come hai giocato in questi anni. Rispetto per i compagni zero. Cioè, hai lasciato nella merda i tuoi compagni che mo stanno nel casino più totale per il Milan e tu te ne vai in Grecia a prenderti altri soldi, perché alla fine quello è il vero motivo. Perché che cazzo vuoi andare a fare l'Olympiakos? Cioè, io ok che giocherai anche, ma per l'Olympiakos. Cioè, vai a pigliata pensione praticamente. Ormai la tua carriera è finita. Io speravo in cuor mio che la notizia di ieri fosse una bufala, cioè nel senso, sì, va in Grecia per curarsi. Perché onestamente non me l'aspettavo manco dal Napoli un comportamento del genere. Cioè, io non mi ricordo di queste cose, cioè che il Napoli si accorda col giocatore per farlo andare via prima del dovuto. Non me lo ricordo. Cioè, ragazzi, non è che tipo devi aspettare 3 mesi, che dici, vabbè, 3 mesi, ok. Il calcio, cioè, ma Milan-Napoli, Napoli-Spezia, cioè tu il 23 dicembre saresti potuto andarti via. Una settimana dovevi aspettare. No, te ne sei voluto andare ora, lasciando nella merda i tuoi compagni. Cioè, io voglio, ragazzi, con chi giochiamo domenica? Con chi giochiamo domenica in difesa? Ma veramente dobbiamo fare Zanoli e Malquit di Lorenzo centrale e Rachmani? Cioè, c'è rimasto solo Rachmani come centrale. Chi cazzo gioca domenica? Ma poi un'altra cosa, no? Tu adesso hai ceduto Manolas. Io adesso mi aspetto il sostituto. Perché se adesso voi volete uscirvi con la scusa che è, ma Di Lorenzo può anche giocare di centrale, cioè abbiamo Malquit. Io voglio sperare che ci sia già il sostituto pronto. Lo voglio sperare. È inaccettabile che tu lasci andare un centrale via che hai Koulibaly che ogni tanto si fa male, che c'ha pure la Coppa d'Africa e sei soltanto con Juan Jesus e Marrakmani come centrali. Con Juan Jesus che è pure lui che c'ha 50 anni che si spacca ogni 3 secondi. L'unico che è affidabile fisicamente è Rachmani. Vogliamo stare 6 mesi solo con Rachmani, Juan Jesus e Koulibaly? Vogliamo usare la scusa che Di Lorenzo gioca anche centrale? Vogliamo fare così? Avete venduto Manolas? Ok. Adesso però voglio il sostituto. E non lo voglio il 31 gennaio. Lo voglio subito. Non dico lo voglio prima di Milan-Napoli. Ma io prima del 1 gennaio pretendo il sostituto. Lo pretendo. Se il 1 gennaio non vedo un nuovo giocatore, un nuovo difensore del Napoli, io mi incazzo. Ve lo dico chiaro e tondo. Mi incazzo. Quindi. È uscito un video sfogo alla fine oggi, ragazzi. Io non volevo fare uno sfogo, però era uscita questa notizia così dal nulla. Era doveroso parlarne, quindi scusate per questo piccolo sfogo, però era doveroso, perché veramente qui non si parla di soldi, qua si parla di rispetto. Rispetto per la squadra e per noi che ti guardiamo, che ti vediamo e ti abbiamo visto più in infermeria che in campo. Rispetto zero. Manolas è l'ennesimo giocatore che dal punto di vista umano lascia molto a desiderare. Ciao ragazzi, ci vediamo domani.